Professore, quale peso ha il sonno sulla qualità della vita? Molto importante. Secondo più dell'80% degli italiani il sonno è essenziale sia per la salute, perché si sta meglio, sia per l'umore, per svegliarsi più di buon umore la mattina dopo. È importantissimo per tutta la nostra qualità della vita. Ma quanto dormono gli italiani e soprattutto gli anziani? Dormono, c'è chi dorme pochissimo, c'è chi dorme tanto, mediamente si dormono le classiche 8 ore, però c'è un 10% che ne dorme solo 6, c'è un 10% che addirittura ne dorme 10 per notte, io dico beati loro, mediamente 8. Gli anziani non è vero che dormono meno, anzi, gli anziani approfittano del fatto che tanti non lavorano più e c'è un'oretta in più di sonno tranquilla per gli anziani. I motivi principali per cui si alzano durante la notte? Ah, il motivo principale è che devi andare in bagno, questo è banale, ma anche la ricerca lo dimostra. Qualcuno si alza perché crede che la porta sia rimasta aperta o altre cose, ma la maggiorissima parte di quelli che si alzano, che è grosso modo metà degli italiani, metà dorme tutto filato e non si alza mai. Tra l'altra metà, quelli che si alzano, la maggior parte per andare in bagno. Quali sono gli effetti organici della mancanza di sonno? Ma gli effetti sono molti. Il primo effetto importante è quello della mancata inibizione del cortisolo. Quando si dorme bene si riesce a inibire questo ormone, che è l'ormone dello stress, che fa restare molto alta la pressione arteriosa, che crea un sonno molto frammentato, e quindi sicuramente abbassare il cortisolo con un buon sonno vuol dire anche ridurre quello che è il rischio cardiocircolatorio. Altro problema importante per quanto riguarda il sonno è che il sonno riesce ad esempio a far funzionare molto meglio l'insulina nel corso della notte. Tant'è vero che sappiamo oggi che chi dorme poco ha un rischio molto più elevato di sviluppare un problema di diabete mellito a distanza di anni. Un altro aspetto sicuramente importante è quello del rapporto tra sonno ed ormoni che regolano la fame e l'appetito. Chi dorme bene, chi ha un sonno normale, riesce ad avere una buona liberazione di un ormone che si chiama leptina, che è un ormone particolare perché dà uno stimolo, un blocco a quello che è l'appetito. Quindi il soggetto che dorme bene tende ad avere poi durante il giorno meno fame e quindi ha un maggior senso di sazietà. E questo chiaramente comporta anche quindi un minor rischio di sviluppare appunto un problema di obesità. C'è sicuramente un rapporto molto stretto tra sonno e tono dell'umore. Tutti noi sappiamo che quando dormiamo di meno ci troviamo ad essere più irritabili, meno contenti, più depressi nel corso della giornata. Ma il rapporto è anche un rapporto molto più stretto, perché ad esempio sappiamo che il soggetto depresso, prima ancora di sviluppare l'episodio depressivo, comincia a svegliarsi molto presto al mattino. Quindi il risveglio precoce mattutino, questo molto spesso è indice, spia di una depressione che arriverà poi nei giorni seguenti. L'altro aspetto sicuramente fondamentale da ricordare è che molto spesso, e questa ricerca condotta appunto recentemente lo ha dimostrato, si sviluppa spesso un'ansia da addormentamento. L'ansia da addormentamento può essere molto facilmente risolta dal fatto di non mettersi a letto quando non si ha ancora sonno, cioè evitare il fatto di stare a letto magari mezz'ora, un'ora, due ore prima di riuscire a prendere sonno. E in questa maniera, cioè quindi cercando appunto di evitare la ruminazione stando a letto, girandosi da una parte all'altra, si riesce in genere ad attenuare questa ansia preaddormentamento. Professore, gli anziani spesso hanno un sonno irregolare. Quali sono le cause? Sono molti i motivi per cui il sonno è irregolare. Certamente i disturbi urinari costituiscono uno di questi fattori.
e sono sostanzialmente di due generi, o una eccessiva eliminazione di liquidi durante la notte, legata a varie condizioni mediche, o un stimolo troppo frequente legato al fatto che le menzioni sono ridotte in quantità o comunque poco efficienti perché c'è un ostacolo allo svuotamento, per cui ogni menzione non ottiene completamente lo svuotamento completo della vescica. Una moderata insufficienza cardiaca può provocare incontinenza durante la notte? Certo, questa è una domanda molto importante perché spesso questo è un fenomeno misconosciuto. Cioè molte volte si attribuisce il fatto di alzarsi molte volte di notte per urinare semplicemente a problemi genitourinari, nell'uomo soprattutto prostatici, nella donna problemi invece della statica degli organi pelvici. Viceversa, in alcuni casi non si tratta di minzioni troppo frequenti, ma si tratta di una quantità di liquidi maggiore che viene quindi eliminata prevalentemente di notte. Cosa succede? Il cuore durante il giorno è impegnato a far muovere i muscoli, a promuovere la nostra attività lavorativa, in più durante la giornata si sta in piedi, quindi in ortostasi, e quindi i liquidi tendono ad accumularsi nella periferia, in particolare nelle gambe. Durante la notte il cuore funziona meglio perché non è impegnato anche a far funzionare la muscolatura e in più si sta sdraiati, quindi in posizione clinostatica. In questa posizione lo svuotamento di quei liquidi che si erano accumulati durante la giornata nelle gambe viene favorita. Quindi chi ha già un'iniziale insufficienza cardiaca vede questo fenomeno molto accentuato e può avere quella che si chiama poliuria notturna, che è poi la causa di tante levate notturne. Le levate notturne, appunto, cioè alzarsi di notte per urinare, hanno poi conseguenze durante il giorno? Certamente, hanno conseguenze molto importanti, perché il non dormire bene e l'alzarsi molte volte di notte, più di due volte diciamo, durante la notte, fa sì che il riposo non sia soddisfacente, quindi a parità di ore dormite, minor qualità del sonno, fa sì che al mattino ci sia una situazione di irritabilità, di minore efficienza sia dal punto di vista delle attività di tutti i giorni o dell'attività lavorativa se si è ancora in periodo lavorativo, e alla lunga si può anche instaurare una condizione di depressione. L'incontinenza notturna crea anche problemi psicologici, incide per esempio anche sull'autostima? E certamente, soprattutto quando le menzioni notturne si trasformano in incontinenza. E si possono trasformare in incontinenza perché lo stimolo è irresistibile, oppure anche semplicemente perché non si è così svelti da raggiungere il bagno in un tempo utile. E quando ci si bagna durante la notte, questo provoca un crollo dell'autostima, perché ritornare a una condizione dell'infanzia, della prima infanzia, è sicuramente vissuto come una regressione. In più, l'accumulo di urine sugli indumenti causa anche un odore fastidioso e quindi questo può creare anche dei problemi relazionali col partner, con i familiari. Certamente tutte queste situazioni portano a un grave peggioramento della qualità di vita. Dottore, la sedentarietà è tipica dell'anziano e purtroppo è dannosa. Sicuramente è dannosa, pensiamo a una vecchia macchina, se non la muoviamo tutti gli ingranaggi si arrugginiscono, quindi a parte i muscoli ma anche le ossa ne risentono, quindi il cuore e tutta la circolazione, quindi sicuramente il movimento, ma il movimento è quello più leggero, basta anche soltanto camminare, è indispensabile, più si va avanti con l'età e più bisogna muoversi. Un altro problema dell'anziano è che o per mancanza di appetito oppure per problemi di masticazione e riduce un pochino l'introito calorico, rinuncia ad alcuni alimenti, anche questo è un errore? Allora, la riduzione dell'apporto calorico può essere anche una cosa positiva, perché ovviamente muovendosi di meno non bisogna mettere chili e quindi assolutamente c'è un bilanciamento delle due cose. Devo dire che qualche volta succede tutto il contrario, perché non muovendosi si sta a casa, per pigrizia si mangia. È chiaro che l'alimentazione deve essere più varia possibile, con piccole quantità, è più giusto mangiare più alimenti divisi nella giornata che non fare un pasto molto abbondante, perché questo potrebbe creare problemi di digestione ovviamente. Ci sono delle paure nell'anziano, per esempio per fare attività fisica, chi soffre di malattie cardiovascolari pensa che sia meglio stare in poltrona?
Assolutamente, io consiglio sempre a tutti i miei pazienti, anche quelli che hanno avuto grossissimi problemi cardiovascolari, di muoversi. E l'unico modo per mantenere una circolazione efficiente e quindi anche il cuore efficiente. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morbidità e di mortalità e più si va avanti con gli anni e più si hanno di questi problemi. Le donne hanno un'incidenza maggiore di ictus, però le malattie ictali e ovviamente gli infarti sono veramente molto frequenti negli anziani. Ci sono anche adesso delle malattie valvolari, tipo la stenosi aortica, perché alcune valvole si tendono a calcificarsi e quindi a creare dei problemi. Però ci sono dei rimedi sempre migliori anche per le persone anziane, cioè addirittura quelle persone che prima non potevano avere accesso dal chirurgo perché in condizioni non ottimali, adesso abbiamo la possibilità addirittura di intervenire in queste persone e di migliorare la situazione generale. Io credo che più che dare una lista di controlli da fare, credo che sicuramente bisogna rivolgersi al proprio medico di medicina generale, perché dare dei consigli generali a volte sono un po' troppo generici. Ci sono delle persone che hanno bisogno probabilmente di un controllo una volta l'anno perché sono in condizioni ottimali e ci sono delle persone che hanno bisogno di controlli più ravvicinati. Questo dipende un po' dalla visione generale della persona, dalla conoscenza della persona. Quindi chi meglio del proprio medico di medicina generale può stilare una lista di controlli da fare.